Un pareggio amaro per lo Stresa, quello che è stato ottenuto sul campo di Arona, un 2-2 figlio di una partita abbastanza intensa, soprattutto nella ripresa, dove lo Stresa finirà addirittura in 9 uomini. Andiamo ad elencare le azioni della gara. Al quarto lo Stresa va subito in avanti con Cunati, che serve Moia, ma il tiro finisce fuori. Giroldi al 13° scaglia il tiro che viene intercettato dalla mano di Tasin in area, ma l'arbitro fa proseguire ritenendo involontario il tocco. Al 20° Bortoletto serve Beretta, che va al tiro, ma Masotto respinge. Al 22° il gol del vantaggio dello Stresa, Beretta di tacco smarca Cunati che dribbla Castelli e poi scaglia in rete il gol. Al 29° cambio per l'Arona, esce D'Amico e al suo posto entra Siani. Al 31° calcio di punizione di Conchedda, che l'intervento di Manzini allontana dai pali di Barantani. Al 33° Ambrosiani riceve palla da Cunati che va al tiro, ma la palla finisce fuori. Si passa così alla ripresa. Al 6° il gol del pareggio dell'Arona. Conchedda mette in rete dopo che per 2 volte Barantani aveva cercato di smanacciare la sfera senza riuscirci, prima su Colombo e poi sullo stesso Conchedda che arpiona nuovamente la sfera e mette in rete. Al 10° cross di Bortoletto per Beretta che finisce in corner e dalla bandierina Ramalo batte basso. Moia prende la sfera e poi andrà al tiro che però non troverà fortuna. Al 13° Coli dal corner per lo stacco di Gaballo che colpisce di testa ma la palla finisce sul fondo. Al 14° Moia sfrutta un rimpallo e avanza in area ma Masotto fa suo. 18° del secondo tempo, Beretta va al cross per Ambrosiani, il colpo di testa di Castelli è provvidenziale per la difesa aronese. Al 21° Oioli lancia Conchedda che va al cross per il tiro di Panizier che finisce fuori. Al 23° punizione di Ambrosiani, Gaballo allontana di testa. Al 26° Poletti serve Ramalo che avanza palla al piede fino a servire Moia che nascosto dietro al difensore va al tiro, debole, che però inganna Masotto per il provvisorio 1-2. 33° lo Stresa rimane in 10 uomini perché Suini riceve il secondo cartellino giallo e di conseguenza lascia i compagni soli a lottare. 38° Conchedda prova il tiro dalla distanza, da distanza ravvicinata, ma colpisce Ramalo che poi allontana. Al 45° Conchedda in posizione dubbia arpiona il pallone e deposita in rete il diagonale che vale il 2-2. Per proteste viene espulso Roberto Armiraglio e viene ammonito Cunati. Al 48° corner di Ramalo, Moia di tacco, colpisce ma la palla si alza sulla traversa. Al 50° dopo le reiterate proteste per alcune decisioni dubbie dell'arbitro viene espulso Cunati per doppio giallo. La partita finisce quindi con il pareggio 2-2 tra Arona e Stresa.